Il Colosso dell'Appennino è una statua realizzata dallo scultore fiammingo Gian Bologna all'interno dell'attuale Villa Demidoff, una tenuta medicea in località Pratolino, a due passi da Firenze. Il Colosso fu eretto nel 1580 dallo scultore, aiutato da diversi altri maestri d'arte. La raffigurazione è alta 14 metri ed è posta a guardia dello stagno di fronte a sé, arroccato sopra una naturale formazione rocciosa. Nella parte inferiore della struttura si trova una grotta, dalla quale si accede ad altri vani all'interno del gigante, fra cui una stanza sita nella testa, illuminata dalle fessure degli occhi e delle orecchie. Originalmente l'interno del gigante era costituito da numerosi vani che sono poi stati chiusi nel corso del tempo. L'esterno della statua è irregolare, con forme che assomigliano a spugne e detriti che simulano l'uscita repentina del gigante dallo stagno. Un vecchio detto recita: Gian Bologna fece l'Appennino, ma si pentì d'averlo fatto a Pratolino. Questa imponente e grandiosa opera d'arte ha conosciuto poca fortuna durante i secoli, diventando una delle sculture più notevoli ad essere rapidamente dimenticata. Il detto popolare è la sintesi perfetta delle poche fortune della statua, che oggi è un patrimonio d'Italia semi sconosciuto, che meriterebbe ben altra notorietà. Parte delle cause della relativa fama sono da ricercarsi nel luogo, fuori dalla classica passeggiata medicea di Firenze, ma anche nelle alterne fortune della villa, che finì addirittura distrutta nell'Ottocento. L'edificio principale fu commissionato da Francesco I de' Medici fra il 1569 e il 1575 ed era un luogo di straordinaria bellezza. La tenuta costò 782.000 scudi, un prezzo che, per fare un paragone, fu doppio rispetto a quello speso per realizzare gli Uffizi. Secondo le cronache rinascimentali, doveva essere la villa di gran lunga più spettacolare delle tenute medicee, ma il suo destino fu quello di non giungere sino ai giorni nostri. Nel 1820 l'ingegner Josef Fritsch fece esplodere la villa con il tritolo, su ordine della casata dei Lorena, privando l'Italia di uno dei suoi tesori artistici più preziosi del Rinascimento. Nel 1872, quando ormai l'Italia era fatta, la villa fu venduta ai Demidoff, che restaurarono un edificio della Paggerie, ampliandolo e facendolo diventare il principale. I giardini furono portati a nuovo splendore, andando a recuperare quanto più possibile di una tenuta di ineguagliata magnificenza. Nel 1981 Villa Demidoff divenne di proprietà dello Stato e oggi rimane aperta al pubblico soltanto durante il periodo estivo. Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale di Vanilla Magazine.